Ciao a tutti e bentornati qua con una nuova puntata sulla North Frisische Marsch. Allora, avevo abbandonato qui la mia mietitrebbia perché stavo facendo qualcos'altro. Nel frattempo ho messo in funzione anche gli altri aiutanti prima di far partire la registrazione, perché altrimenti ci vuole mezza puntata solo per mettere in funzione loro. Non ci sono ancora sopra? Ok, adesso sì. Però uno di quelli, uno è bloccato e l'altro, oh, deve essere scaricato. Era questo. Ah no, deve essere scaricato il camion, il trattore, quello con le balle, che deve essere scaricato anche lui. Vabbè, ma quello non è un problema. Adesso mettiamo in moto questa che ho sbagliato, perché potevo farla fare con Coursplay, così che dopo mettevo anche Coursplay alla raccolta della paglia. Una cosa che posso fare, posso provarlo. Vediamo un po'. Sul percorso temporaneo, da dove, quale, come. Ah, un percorso temporaneo. Ah, per la 64. No, vabbè, allora non mi interessa. Andiamo a fare un percorso nuovo. Indietro. Annulla. Crea lavoro. Lavoro nei campi. Sì. Allora, da dove l'abbiamo fatto partire? Courseplay. Posizione sul campo. Io l'ho fatto partire da qui, un giro intorno. Vediamo un po' se mi viene. Allora, con un giro, inizio campo, vediamo un po' come viene, altrimenti, beh, forse. Adesso andiamo a vedere. Fammi dei percorsi. Ok. Ah sì, adesso sì. Beh, oh, bah, quasi quasi non è neanche malaccio. Che quasi quasi non è neanche malaccio. Solo che adesso cosa succede? Che questa parte non me la tira via. Allora facciamo una cosa, che lo rimetto da capo. Qui, così inizia direttamente. No, altrimenti quella me la faccio dopo. Sì, ormai lasciamo così. Facciamo che. Lasciamolo così. Lasciamo. Il giro intorno adesso glielo facciamo fare. Perché qua non l'ha fatto. E dopo. Ok. Allora lui si fa adesso il giro intorno. Quando finisce di fare il giro tutto a capo, tondo qua, rotondo con cacchio, eh. E no, aspetta, 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 aspetta. Insomma, questo me lo trovo qui. Dov'era? Ah, mi ricordo più. Mietitrebbia, scarica alla fine, scarica fermata, andana paglia, sì, inizio campo disabilitato, attivato, inizio campo disabilitato, cosa significa? Boh. Vabbè, lasciamo questo, vediamo un po'. Ehi, sei scemo? Allora, fammi vedere. Andana paglia, inizio campo. Ah, forse inizio campo intende il giro tondo? Non lo so. Ah, forse inizio campo, se gli facciamo fare tutto il giro intorno, non ci fa l'andana? Non lo so, non l'ho scoperto. È una cosa che non ci ho mai dato conto. Perché non gira? Ah, no, era solo un coso. Una cosa visiva, invece gira. Va bene, ok. Allora lui si fa il primo giro, poi la veniamo a prendere subito.
Ha bisogno di essere scaricato e lui qua. Andiamo a scaricare questo perché di bloccato ci sarà l'altro. Dobbiamo attivare anche l'altro raccoglitore. Ok. Poi devo vedere che c'era una cosa in offerta che volevo comprare o che sarebbe stato utile. Qui come l'ha tagliato un po' a Kaiser l'erba. Aspetta che qua non mi ricordo come erano. Ah, forse devo parcheggiare di qua. Sì, butta giù tutto, non ti preoccupare. Direi che qua va bene. Non cadete, non cadete. Una cade sempre. Ok. Bloccato da un ostacolo, me lo immaginavo che fosse lui. Aspetta che devo attivare anche questo. Qua ce ne sono tanti. Aspetta un attimo. Dove eri diretto? Il problema è proprio quello. Dove sei diretto? Mettiamo direttamente qui così se la cerca lui. Ah no, 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 ho sbagliato io. Probabilmente ho sbagliato io quando l'ho messo in funzione prima che non ci ho fatto caso che c'era scritto dal primo punto. Ma adesso poi vediamo. Ok, allora mi serve un altro aiutante, un trattore. Quale ho fermo? Oh, l'unico questo. Questo utilizza. Aspetta che anche tu qui hai finito. Ok, andiamo a metterla. Andiamo a metterla. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok, ti metto qui. Tu lavora. È l'unico disponibile che ho. Facciamo raccogliere un po' di materiale. Dov'è il rimorchio lì? Non è proprio adatto per questo tipo di lavoro, ma non ho nessun mezzo libero per fare questo. Cioè, li ho tutti occupati. Devo prendere quel stop timer qua, ma non lavora. Allora, esco di qua perché qui mi sembra che ci ho messo l'aiuola, il guardrail. La macchina passa di qua? No, è andata di là. Bene. E allora vado a togliergli un po' di balle direttamente da lì. A proposito, ragazzi, sto lavorando per game sul sito di FedEx Play, cioè del modder della mappa. È possibile scaricare questi veicoli qua da mettere in esposizione. In esposizione qua vicino al negozio, vedete qui i rimorchi, i trattori di là, c'è anche un nome di trebbia. E sto lavorando a una mia composizione che quando è pronta ve la faccio vedere, che invece di quei trattori lì ci voglio mettere qualcosa di diverso. Cominciamo adesso. Ok. Ci voglio mettere qualcosa di diverso e poi quando è pronta così vi faccio vedere cosa ci ho messo. Allora, fammi vedere, non vorrei che adesso. Ok, tu puoi lavorare. Ho bisogno di essere scaricato, sei tu. Dov'è il tuo amico? È qui, questo è pieno.
Allora, se non sbaglio, adesso ci ho pensato, era il rimorchio. Questo piccolo me lo tengo perché mi serve per gli animali, no? Sarebbe comodo. Potrei attivarlo che mi scarica lui da solo. Non sarebbe neanche malaccio. Però il rimorchio doppio. Perché non ci sei qui? Il rimorchio un pelo più grande non sarebbe male. Poi è pure in offerta che è il prezzo è buono, compriamolo direttamente. Se c'è ancora, perché non so se nel frattempo. Andiamo a vedere. C'è ancora. Ed è anche. Oh, però non so se è quello che si alza. Oh, questo, questa, no, ma ce l'ho, cosa me ne faccio? Allora, vediamo un po'. Questo è quello col cassone che si alza, ma per quello che serve a me va bene. Trelleborg, no, vediamo se ci sono questi che mi piacciono. Copertura, sì, va bene. Colore telaio, colore, andiamo a modificare solo questa. Facciamo NF, solo che non mi ricordo il vabbè, mettiamoci questo, poi vediamo. Allora, quant'è? 23. Ah, chissà quanto costava nuovo. 23, quanto costava nuovo? Dov'è? È questo, no? Sì. Ah, costava 50.000, l'abbiamo preso a 23, meno della metà. Buono, buono, perfetto. Poi è un rimorchio, non è che si consuma dall'oggi al domani, che significa che è perfetto. Allora, vado a parcheggiare questo e andiamo a prendere quello. Devo dare una sistematina ai parcheggi, vediamo se riesco a mettere in funzione i parcheggi che ci sono lì vicino al silos. Ecco, gli vedevo la targa di questo, però non mi ricordo adesso. Ci dovrei guardare, poi magari la modifichiamo. Guardate un po' quanta roba ferma c'è lì. Mi sa proprio che questo lo facciamo fare da Autodrive e io mi occupo degli altri aiutanti, perché adesso con due trattori che raccolgono le balle, un po' di lavoro in più. Allora, no, quello è quasi pieno, sì. Vedete queste macchine qua in esposizione? Se volete questa combinazione qua, andate direttamente sul sito di FedEx on Let's Play, che è quello che ha fatto questa mappa qua. Potete scaricare il file e poi c'è anche il video da parte di. Aspetta un attimo. Quasi quasi, ne approfitto. C'è anche il video, sempre suo, il problema è che lo spiega in tedesco come andare ad inserire questo file nel nostro file esistente. Comunque non è difficilissimo, è abbastanza facile, anche intuitivo. Bisogna solo sapere smanettare un po' dentro le cartelle XML, poi è abbastanza facile. Allora andiamo a scaricare. Io forse questo rimorchio qua non, in FS222 non l'ho mai avuto. Ho guardato un po' dietro con tre cose, però non è abbastanza figo. Ok. Allora, scarichiamo. Questo fa i 37. Allora, 18 e 18, che poi ci va circa 18 e 18 fa 36. Dobbiamo regolarlo intorno che lui all'80% va a scaricare. Aspetta, vediamo dove scarica. No. Non me lo dà? No, ho sbagliato. Allora, volevo vedere i bocchettoni, avvia scaricamento.
Ah, non possiamo. Cacchio, solo quel tipo di scaricamento. Vabbè, allora scaricheremo così. Pensavo che dai bocchettoni qua riuscivo a tirar fuori. Allora, scarica trebbia. Il campo, cos'è il 12? 12. Il coso lo mettiamo dentro alla base, si lo scarica e tu vai. Però allora, metti trebbia, gli devo dire che lui è sul campo 12. Ok, adesso si sono trovati, piano piano lavorano insieme. Mi rimane solo da poi dopo di andare a. Perché devi essere scaricato tu che ancora non sei neanche pieno? Allora ti metto. Ah no, lui si era proprio fermato, va bene, ok. Tu sì, tu devi essere scaricato. Adesso intanto la mietitribbia va a scaricare, cioè il trattore va a scaricare la mietitribbia e dopo andiamo a regolare un po'. Vediamo le quantità e quella roba lì. Ah, qua sopra c'è il. Come si chiama? Quel gonfiabile lì. Non mi viene mai. Mi viene in tedesco, ma non mi viene in italiano. Purtroppo. No, no! Oh, una cade sempre. Impossibile sta cosa qua. Oh. Chi è qua? Adesso dovrebbe arrivare piano piano. Oh, eccolo che è arrivato. Ok, allora andiamo a regolare, vediamo un po'. Perfetto. Andiamo a regolare. Ah, questa era quell'andana lì che per un pelo. Qua ne è rimasto un po' di più. Sì, quella. Oh, quella la facciamo dopo. Allora, va. No, aspetta, io sono sulla mietitrebbia. Devo essere sul tractor. Sono sul tractor, andiamo a vedere qui. Allora, distanza dal tubo, velocità, scarica a livello. Direi che anche 80 va bene, secondo me. Sì, 18-18, vedete che anche qui siamo al 17-2, non è neanche proprio pieno, pieno, pieno. Che significa che secondo me l'85 va bene. Andiamo di nuovo sulla mietitrebbia. Ma perché mi gira lì? Vabbè, è iniziato da capo. Vabbè, lasciamo fare, va. Adesso dopo, poi si vede. Aspetta che ho sposto anche da qui, perché altrimenti. Poi mi rompe. Ok, tu stai qua. Mietitrebbia dov'era? Qua. Andiamo ad aumentare un po' qui. Anticipa la chiamata per lo scarico. Visto che il campo è piccolo, non c'è bisogno che anticipiamo la chiamata tantissimo. Tanto lo raggiunge abbastanza in fretta. Va bene anche all'80%. Ok, lasciamolo così. Bene, ok, questo è a posto, dai.
una bella giornata di relax ieri. Non so di voi chi ha lavorato, io sono stato a casa, ma ho avuto altri lavori. Abbiamo fatto dei lavori in casa e è stato un po' un casotto. Comunque, fortuna che eravamo a casa, almeno quello abbiamo potuto fare. Ci prepariamo alle feste. Quando arriviamo all'Immacolata, ci prepariamo per le feste di Natale. Probabilmente il periodo di Natale, non so se metterò i video, dei video in onda. Ci sto ancora pensando perché magari tanta gente è via. Non lo so. O anche magari chi è via, una volta ogni tanto dà un'occhiata ai video, o magari ne farò meno perché anch'io abbiamo, noi abbiamo qualche idea da qualcosa da fare. Adesso vedrò. E non mi va di lavorare in avanti di 15 giorni per non è una cosa mia. Vedrò un po' cosa decido. Allora, qui lui sta lavorando, vediamo un po', io direi di andare a scaricare, dov'è il mio l'altro aiutante? Questo cosa? Ma allora, guardate un po', questo da dove si è preso la paglia? Da qui. È assurdo, eh? Ha preso la paglia da qui. Guardate un po' che distanza di tiro che ha quel nastro. È assurdo, è tantissimo. Qua ci sono i sassi da raccogliere, ma tanto va arato questo campo qua? No, non va arato. Vediamo. Non necessita di aratura? No, però ci sono tantissimi sassi. Guardate un po'. Ah, li raccoglierò perché abbiamo attivato. Guardate un po' quanti sassi. Ci vorrebbe anche la mod quella per raccogliere i sassi. Così che diamo una raccolta, facciamo una bella raccolta di sassi un po' dappertutto. Potremmo attivare la nostra, come si chiama? Una boops. La nostra attività in produzione di calce. Non sarebbe. Oh, cacchio, vado. Dovevo andare qui. L'ho perso. Allora, raccolgo gli ultimi due balls e poi questi dove li metto? Ah, boh, adesso vedo. Ah, ma posso spostare anche quello, eh? Eh sì, dovrei spostare anche quello. Perché non lavori? Allora, spostiamo questo. Una cosa veloce per uno di voi che me lo ha chiesto perché aveva dei problemi nel momento in cui aveva registrato dei percorsi. Non so se adesso stai guardando il video, ti faccio vedere e non mi ricordo neanche come si chiama. Mi dispiace, scusami. Ma mi aveva chiesto un paio di giorni fa, una cosa, che lui aveva registrato un percorso. Cioè, aveva registrato un campo nuovo, un percorso nuovo come quello che ho io qui su CP1, no? In questo caso avevo creato questo campo qua e trovava difficoltà o aveva difficoltà a trovare nuovi percorsi. Allora, se io mettiamo il caso che mi vado a creare un percorso, crea lavoro, courseplay, lo metto qui. No, qua scusate, lo metto qui, poi ops, facciamo un giro così. Questo percorso qua lo salvo
Lo devo salvare in... Perché adesso non ce l'ho qua? È strana questa cosa qua, perché dovrebbe venire fuori campo. Aspetta, eh. Non mi ricordo se viene fuori da solo o mi devo andare a fare io comunque la cartella. Allora, non ricordo sta cosa qua di preciso perché non lo utilizzo quasi quasi mai. Non so, nel momento in cui si è andata a creare un campo nuovo, adesso non, beh, potrei anche farlo, tanto non è che ci vuole tantissimo. Allora, annulliamo qua. Andiamo qua. Teniamo qui. Faccio con questo. Dove era adesso? Non mi ricordo. Qua. Crea una nuova cartella. Carica percorso. Esci. Forse qui. Qui. Cambia modalità, rinnuova, cancella modalità. Cacchio era. Non mi ricordo. Aspetta. Ma c'era però, eh. Questo è l'editor. Forse devo essere per terra, scusate, eh? Forse così. Allora, annulla lavoro. Crea lavoro, contrassegna la mappa. Salvo, crea una nuova cartella, cambia modalità, rinnovi la voce, sposta voce. Oh, questo è colmo, non me lo ricordo più. Comunque, mettiamo il caso che andiamo a creare con questo. Tanto dopo me lo cancello dalla cartella XML, non è un problema. Perché i campi nuovi che vengono creati non possiamo modificarli, cioè non possiamo cancellarli da Courseplay, almeno non era possibile fino a tempo fa, e adesso proprio adesso non ci ho guardato se c'è un aggiornamento in merito. Ok, allora finisce qui. Tac. CP2, vuoi salvare quello? No, sì. Ok, l'abbiamo. Abbiamo, dov'è? Qua. CP2. Allora, andiamo a vedere se qui mi viene fuori CP2. No, non mi viene fuori. Ok. Niente, allora ci dobbiamo andare a creare la cartella CP2. Perché cosa succede? Per andare a creare il percorso all'interno del nostro percorso fatto, no? Funziona uguale come per i campi. L'unica cosa è che nel momento in cui andiamo a selezionare il punto qua, posizione nel campo, lo dobbiamo mettere all'interno. Adesso poi facciamo così, andiamo a creare. Adesso verrà piccolissimo. Vabbè, non l'ha preso perché è all'interno di tutto il campo, perché lì lo prende. Comunque, mettiamo il caso che io posizione nel campo, course play, mettiamo il caso che lo faccia qui. No, vedete che lui lo prende qui. Andiamo a crearci qua una cartella CP1. Facciamo una nuova cartella. Creiamo una nuova cartella CP01 e andiamo a memorizzare il nostro percorso in questo caso quello che abbiamo fatto lì su questa mappa qua, no? Mettiamo mo, tanto dopo cancello tutto, tiriamo via. Nel momento in cui vado di nuovo qui, vedete che qua è vuoto.
E non lo trovo più. Se mi dovesse servire di nuovo, vado in CP01, vado in mod, cioè in mod, in mo, faccio carica attiva e mi trovo di nuovo. Perché no? Allora, di nuovo, scusate. Cambia modalità. No, cambia modalità. Cancella percorso attuale. Allora, questo. Carica percorso. Attiva. E adesso c'è. Non so cosa avevo fatto poco fa, ma comunque adesso qui funziona. Ok? Cioè, funziona ugualmente. L'unica cosa è che ci dobbiamo andare a creare la cartella con CP1 perché non lo fa lui. Come anche per gli altri campi non lo fa CoursePlay. Comunque la funzione è uguale. Andiamo a creare il campo, selezioniamo all'interno del campo il nostro percorso, andiamo a creare percorso, facciamo la cartella e spostiamo il percorso o salviamo il percorso dentro la cartella. Ma questo è stato solo un piccola parentesi per quel nostro amico ragazzo che mi ha chiesto. Scusate, ma non mi ricordo più il suo nome. Me l'aveva chiesto un po' di giorni fa, gliel'avevo anche scritto, però visto che ne stiamo parlando, mi sembra una bella cosa dirgliela in diretta e fargliela vedere. Se hai altre domande, comunque, se riesci a vedere il video e hai altre domande, fammeli pure scrivetele nei commenti che ne andiamo a parlare. Avevo fatto anche un video proprio all'inizio in merito a questo, dove c'era anche la questione che potevi crearti il campo anche con il mouse, solo che adesso non trovo la funzione e non mi ricordo più, non so neanche se c'è ancora, l'hanno tolta, una cosa del genere, perché non la utilizzo mai. Perché una cosa è vederla dalla mappa, una cosa è farla registrarla direttamente con il mezzo che è più, diciamo che più precisa. Più precisa non si può sentire. Diciamo che la piccola parentesi di questo campo qua, compagnia varia, ci ha portato di nuovo a sforare molto la puntata. Il che significa, ragazzi, che io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video che verranno fuori anche durante il fine settimana. Un salutone, ciao!